Cardinale, consiglio comunale tranquillo, solo in apparenza. Si è tenuto ieri sera il consiglio comunale a Cardinale sotto le direttive del segretario Mario Guarnaccia. Sembra che tra maggioranza e minoranza sia arrivata la pace dopo il ricorso della minoranza di qualche mese fa. Ma invece non è così. Sentiamo in merito il sindaco Danilo Stagliano e la minoranza Pino Marra. Sindaco, consiglio comunale abbastanza calmo, pace fatta con questa minoranza. Vabbè, non ci deve essere pace con la minoranza perché non c'è stata guerra con la minoranza. La nostra guerra si limita solo ed esclusivamente a un discorso meramente politico e quindi oggi è stata una seduta tranquilla e noi siamo tutti tranquilli. C'è stato l'ultimo punto dove l'amico Marra praticamente ha detto che non gli è arrivato un altro documento. Com'è la situazione, sindaco? Il regolamento comunale prevede che i consiglieri vengano a visionare, come ho più volte ripetuto, gli atti in comune. Noi per mera cortesia usiamo inviare via mail su richiesta, molto probabilmente al consigliere Marra gli è stato allegato due volte lo stesso file, però come gli ho detto in consiglio bastava una telefonata per dire guardate che manca, non mi è stato inviato il parere del revisore, ma mi è stato inviato per due volte la relazione del responsabile della tecnica. E avremmo risolto, però nella massima tranquillità, domani gli sarà inviato il parere del revisore. Sindaco, dopo il ricorso di qualche mese fa fatto dalla minoranza, Cardinale diciamo, ha perso qualcosa? No, Cardinale non ha perso nulla perché all'inizio sembrava il TAR avesse accolto in toto la richiesta della minoranza e cioè avesse anche bloccato il bilancio di previsione, così non è perché il ricorso al Consiglio di Stato ha permesso di sviscerare che il bilancio non è mai stato bloccato e di conseguenza noi abbiamo operato tranquillamente. Adesso aspettiamo il 29 di gennaio che il TAR si pronunci nel merito. Con Pino Marra sembra che la pace sia stata fatta con questa maggioranza. Noi non dobbiamo fare pagine con nessuno, noi facciamo politica, noi andiamo a vedere gli atti del comune e come viene amministrato il nostro comune. Sicuramente non viene amministrato nel migliore dei modi. Abbiamo avuto prova questa sera che addirittura il Presidente del Consiglio dice che se devo chiedere qualcosa devo fare la mozione. Non è previsto nessun regolamento. Ho fatto dei rilievi puntuali in quanto non risultano pagati i mutui e quindi ho chiesto delle spiegazioni. L'assestamento di bilancio l'hanno fatto al 16 agosto anziché al 31 luglio, non so perché, forse perché aspettavano qualche finanziamento per pareggiare i conti, non lo so. Lascio a loro la parola. Ma loro hanno detto che mi avrebbero mandato altre carte che non mi hanno mandato, li verifico e dopodiché vediamo se chiedono la convocazione di un consiglio comunale oppure no. Quindi ci riserviamo ulteriori risvolti.